Che poi, anche Free as a Beer non è così male, eh? Ciao mondo, io sono Ubuntu e sono Linux. Cosa saresti tu? Linux. Ma per favore, qualcosa in contrario? Tu sei quanto di più lontano da Linux ci possa essere. Sei solo buono per essere usato da chi vuol far credere di essere un hacker, ma che in realtà non sa nemmeno cosa sia una partizione di swap. E allora? Gli utenti non hanno bisogno di conoscere dettagli tecnici, non devono essere degli esperti, hanno bisogno soltanto di un ambiente di lavoro facile da usare e un'interfaccia grafica intuitiva. Ecco, mi spieghi perché per ogni interfaccia grafica devi cambiare nome? No. Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu. Io cosa sei, schizofrenico? Papà! Cosa c'è? Lui ha detto che io non sono un vero Linux. Sì, che lo sei. Non ascoltarlo. Ciao, Deb. Ciao, Slack. Come va? Hai avuto qualche nuova release di recente? Ci sto lavorando. Come sempre. Con calma, non vorrei affrettassi le cose. Io ho una nuova release ogni 6 mesi. Figliolo, fai il bravo e un giorno ti insegnerò a loggarti come root. E perché non gli insegni a compilare già che ci sei? Ah già, voi usate apt, vi piace la pappa pronta. Guarda che potrei insegnare anche a te come si compila. Ma cosa volete saperne voi due di compilare? Sì, tu però esageri. Io non esagero, io ottimizzo. Se voi vi accontentate di prestazioni di serie B, non è colpa mia. Nessuno di noi impiega 2 giorni per installarsi. L'efficienza richiede i suoi tempi. E l'utente non può aspettare 2 mesi per installare un applicativo. Distro user friendly. Quasi quasi rimpiango Mandrake. Ehi, ce l'hai con mia mamma? No, no, si diceva per dire. No, dillo, hai qualche problema? Io non ho nessun problema. Non uso gli RPM. Guarda che con gli RPM ce la caviamo benissimo. Ragazzi, fate proprio ridere. E tu cosa ci fai qua? Dovreste vedervi. Sapete solo litigare su chi è la distribuzione migliore. Passate tutto il tempo a farvi la guerra l'un l'altro anziché capire cosa il mercato richieda veramente. Un sistema stabile e sicuro. E da quando ne sai qualcosa di stabilità e sicurezza? L'utente non sa che farsene di quelle cose come il codice sorgente. Non è quello che vuole o quello di cui ha bisogno. Anzi, la maggior parte degli utenti non ha nemmeno la più pallida idea di cosa voglia o di cosa abbia bisogno. È inutile perdersi dietro a queste discussioni filosofiche che non portano da nessuna parte. Finché non verrete a patti con le esigenze commerciali delle imprese, voi non... Anzi, no. Per me è meglio così. Continuate pure ad ammazzarvi con le vostre mani. Grazie mille. Ammazzarci? Io mi sento molto... Ma vivo. Sei nudo! Sì? Voglio dire, sei senza vestiti! E se voglio anche senza disco fisso. Ma questo è... Sto male! Male! Ecco, è crashato. Adesso ci tocca pure riavviarlo. Scusate, non potremmo lasciarlo così? In ogni caso, io con le esigenze commerciali delle imprese mi trovo bene. Anche io? Venduti. Chi ha detto che non si possa avere un ritorno economico dall'open source? Bisogna puntare alle imprese per ottenere qualcosa. Dall'home desktop non si ricava nulla. Io non credo. Fermi tutti! Cosa c'è? C'è qualcuno. Chi? Lui! Ciao! Cosa ci fai qua, figlio illegittimo di Unix? Sono venuto a trovare i miei fratellini meno fortunati. Molto premuroso. Ragazzi, volete accettare un consiglio? No! Dovete mettere da parte la vostra invidia. Siete bravi in quello che fate e fate bene esserne orgogliosi. Non è colpa vostra se non siete all'altezza della perfezione. Della mia perfezione. E della tua modestia. Qui sul classo, sotto ogni punto di vista, sono stabile, veloce, efficiente, user friendly, professionale. Sono perfino arrivato sui dispositivi mobile. Voi una roba del genere ve la sognate. Ma parla per te! Non posso credere a cosa mi tocca sentire. Ammettete la vostra inferiorità. Non c'è nulla di disonorevole e verreste presi più seriamente. Non avete nessuna possibilità di ottenere gli stessi risultati che ho ottenuto io. Avete una vaga idea del numero di utenti che ho e di quanta innovazione abbia introdotto?
voi non avete nessuna possibilità di uguagliarmi. E miei... Oh, grazie mille. Ora, ascoltami te. Nessuno di noi intende contestare i tuoi meriti. Ma nonostante la tua presunta superiorità, c'è ancora una cosa che non sei in grado di offrire. La totale libertà. Grazie. La totale libertà sul proprio sistema. Un modello di sviluppo del software cooperativo. Sì, stavo per dirlo. Ora arrivato. Un modello di sviluppo del software cooperativo basato sulla condivisione delle conoscenze. Posso parlare io? Per non parlare della possibilità di modificare il codice sorgente e di ridistribuirlo. Quale altro sistema operativo ti offre una roba del genere? Scusate, mi avete chiamato? Lampartializzata flag? Ok, grande! Datemi 2 minuti e lo installo. Ci sono. Datemi mezz'ora e lo compilo.